Sapete, volevo cominciare questo video con una citazione dal film stesso, nel senso che volevo, come ho fatto col video della recensione di Batman, volevo cominciare questo video con una battuta di Batman in ritorno, appunto, visto che oggi recensiremo questo film. Anche perché mi ero accorto che la mia imitazione di Batman nel precedente video aveva avuto un discreto successo tra di voi, so che alcuni avevano apprezzato. Quindi ho pensato che magari potevo rifarlo anche con questo secondo capitolo. Solo che ci ho ripensato perché mi sono accorto che l'unica battuta che in effetti conosco più file per segno è il breve dialogo tra Pinguino e, come si chiama, e Shrek all'inizio del film, che però non mi viene particolarmente bene, quindi piuttosto che rischiare di sembrare un emerito deficiente, cosa che già magari mi sembro anche in questo momento, ho preferito lasciar perdere e limitarmi semplicemente a recensire il film. Quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e nuovamente benvenuto nel mio canale. Il giovane del Gufino Rosso. Quest'oggi, come dicevo poco fa, faremo una recensione di Batman e Ritorno, film fantasy della DC del 1992, diretto da Tim Burton, che fa da seguito al film del 1989, sempre diretto da Tim Burton. Ma prima di cominciare, una cosa importantissima: qualora non aveste visto il film, non guardate a questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Batman Ritorno si svolge qualche tempo dopo gli eventi del primo capitolo, con Batman che ormai è l'eroe di Gotham, protegge la gente, li guaglia, eccetera, eccetera. Durante i festeggiamenti di Natale, però, la città viene messa sul quadro da questa misteriosa banda chiamata Triangolo Rosso, comandata dal misterioso Pinguino, quest'uomo che in realtà il suo nome è Oswald Cobblepot, ma fu abbandonato dalla famiglia subito dopo la nascita a causa del fatto che ha alcune malformazioni fisiche. E mentre il nostro eroe dovrà combattere contro questo misterioso individuo, al tempo si saprà che fare con Catwoman, ossia Selina Kyle, una super criminale che è diventata malvagia dopo che Shaq, ossia uno dei magnati della città di Gotham, ha cercato di eliminarla. E ci è anche riuscito, se non ricordo male. Sì, ci è riuscito. Comunque, in questo film, appunto, Batman doveva affrontare questi due super criminali. Bene, passata a parte la trama, vado a illustrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che io adoro questo film. Oddio! Non è il mio preferito di Tim Burton, però è tra i miei preferiti, anche perché, devo essere onesto, io ho amato tantissimo il film di Batman 89, ricordate, l'ho fatto la recensione appunto la settimana scorsa, ma questo capitolo non lo reputo migliore, ma lo reputo comunque un ottimo seguito, uno dei pochi che, come potete dirvi, pur non essendo fondamentale, perché in effetti il film originale, come ricorderete sicuramente se l'avete visto, di certo ve lo ricorderete, non lasciava un finale con degli spunti proprio espliciti per un eventuale seguito o per una continuazione, anche perché comunque parliamo di un film di supereroi, cioè esclusi i film MCU e alcuni del DCU, i film dei supereroi difficilmente lasciano vero e proprio spazio per un proseguimento, quindi anche per questo dico che non era un film proprio, come posso dire, fondamentale, ma è fatto così bene che la cosa comunque non mi dà fastidio. Ma andiamo con ordine, cercare di spiegare nel dettaglio cosa ho capito e che cosa no. Una cosa che credo tantissimo: i personaggi. In particolare il Pinguino, interpretato tra l'altro dal grandissimo Danny DeVito, che non so se lo sapete, ma. Cioè, non so se lo sapete che sto dicendo. Danny DeVito è un attore famosissimo, ha fatto tra l'altro tantissimi ruoli anche di grande successo, e il Pinguino è tra di essi. Io tra l'altro l'ho dato veramente fantastico, l'interpretazione di DeVito era veramente ottima. Non la definirei un'interpretazione da Oscar. Ma sinceramente, se avessi ottenuto la candidatura come mio attore non protagonista, non mi darebbe, non mi avrebbe dato fastidio. Tra l'altro, una cosa che apprezzavo tantissimo del personaggio è il modo, non solo in cui Danny DeVito l'ha interpretato, ma anche il modo in cui è stato, come potrei dirvi, diciamo, reso simile a un pinguino. E qui sto parlando del make-up, che era davvero eccellente. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma il film ha ricevuto 3 candidature agli Oscar, o erano due? No, mi sa che erano due. Sì, credo fossero due. Comunque, una di queste candidature era proprio la nomination all'Oscar per il miglior trucco, meritatissima perché il make-up del pinguino è spettacolare, cioè naso a punta, poi le mani, o anche un po' i lamenti del volto, insomma, hanno fatto un lavoro veramente spettacolare, un lavoro veramente incredibile. Tra l'altro sono rimasto molto stupito quando ho saputo che ho avuto solo la candidatura all'Oscar e non anche proprio il premio stesso. Io sinceramente penso che l'Oscar per il miglior trucco se lo sarebbe guadagnato alla stragrande. Per non parlare delle scenografie che erano spettacolari, cioè già il primo capitolo a livello di scenografie era fantastico, infatti ha giustamente vinto l'Oscar per la scenografia. Questo secondo capitolo era perfino meglio, cioè le ambientazioni erano superbe, poi con sempre toni molto cupi, grigi, con colori che andavano tra il nero e il grigio scuro, che erano azzeccatissimi.
per la Gotham in cui si svolge il film. Cioè, un lavoro veramente spettacolare. Ancora una volta Tim Burton è riuscito, grazie alla sua incredibile maestria, che tra l'altro sono in molti a non considerare un bravo regista, ma porca miseria, lo considero il migliore della sua generazione, nonché uno dei migliori proprio in assoluto, ma scusate, non sto divagando. Dicevo, Tim Burton è riuscito con la sua incredibile maestria registica a dare nuovamente vita a una Gotham City veramente spettacolare e cupa, che è azzeccatissima per i toni cupi e realistici della vicenda. Il tutto condito da una trama avvincente e ben costruita, e in alcuni punti perfino profonda, in particolare la scena introduttiva. Ragazzi, io vi giuro, sono rimasto senza parole quando la scena introduttiva. Sorvolando sul fatto che già la casa dei Cobblepot era arredata splendidamente, dava effettivamente un'aura di drammatico, ma al tempo stesso di ricco, che in effetti era azzeccato perfettamente con i personaggi dei genitori del pinguino. Poi la scena in cui vediamo i titoli di testa con questa colonna sonora spettacolare, che è la stessa del film originale, e adoro la colonna sonora della saga, quindi sono contentissimo che non l'hanno modificata. Dicevo, con questa appunto scena introduttiva, questa di tetto di testa, con la, come si dice, la, che mi viene la parola, ecco, la culla del pinguino, che di Oswald Cobblepot, che appunto non è ancora pinguino, ma vabbè, diciamo che è lo stesso personaggio, quindi possiamo dire pinguino. Dicevo, la culla del pinguino con dentro il bambino, che viene portata via dalla corrente in queste fogne cupe, grigie, con questi colori tutti sul nero, sul grigio. È spettacolare, veramente. La scena è pazzesca. So che alcuni magari potrebbero avere da ridire, perché magari, come posso dire, è un film molto cupo, molto chiuso, quindi magari può dare un senso anche di claustrofobia, e posso capire quelli che infatti ne soffrono e quindi per questo non apprezzano il film. Ma io sinceramente l'ho trovata spettacolare, una scena veramente incredibile. Tra l'altro anche le inquadrature erano davvero azzeccatissime, con queste continue, con questi, non erano mai ferme, mai, non erano mai ferme, andavano sempre da destra a sinistra o dal basso verso l'alto, cioè erano azzeccatissime costantemente, davano un senso di movimento e cupo che era azzeccatissimo con la scena stessa, senza contare che il film tra l'altro può contare anche su tanti altri personaggi grandissimi. Batman, per esempio, interpretato sempre dal grandissimo Michael Keaton. Questo, che fine ha fatto quell'attore? So che qualche anno fa ha fatto Birdman, che tra l'altro è spettacolare, se non l'avete visto ve lo straconsiglio. Però a parte questo, e so che anche recentemente sta pensando di reinterpretare lo stesso personaggio di Batman nel film che condividerà con Flash, magari anche in forma di suo film. Io sinceramente sono disinteressato, perché ormai per me quella saga è completamente defunta. Comunque, tornando a film, dicevo, Batman in questo film si sviluppa ulteriormente, non limitandosi a essere un personaggio cupo e realistico, ma anche veramente un eroe. Cioè, passa dall'essere un personaggio semplicemente cupo come nel film originale, essere un vero eroe. Tra l'altro mi è piaciuto tantissimo il rapporto tra Batman e Catwoman, tra l'altro interpretano una grandissima Michelle Pfeiffer, attrice che tra l'altro adoro, e che in questo film interpreta un personaggio che è malvagio, ma non completamente. Tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma una grandissima tematica affrontata benissimo da questo film è la dualità. Sì, perché i tre personaggi principali, ossia Batman, Pinguino e Catwoman, hanno tutti una doppia personalità espressa esplicitamente tramite il concetto stesso di costume e al tempo stesso di dualità. Sì, lo so che ho detto una cosa senza senso, ma se avete visto il film capirete di cosa sto parlando. Dicevo, Batman, per esempio, ha le doppie personalità di Bruce Wayne e Batman. Da un lato deve essere il guerriero forte, valoroso, che protegge Gotham. Dall'altra, il magnate altruista, ma al tempo stesso cupo, che cerca di proteggere Gotham con le sue risorse. Poi appunto Catwoman, da una parte Selina Kyle, questa segretaria frustrata, timida, che cerca disperatamente di trovare il suo posto a Gotham. Dall'altro Catwoman, questa donna forte, accigliata, testarda, quasi violenta in alcuni punti, che cerca di vendicarsi dei soprusi di un capo che la odia e che la maltratta giorno e notte. E poi abbiamo Pinguino. Da una parte la sua parte umana, Oswald Cobblepot, che in alcuni punti emerge, ma in maniera non particolarmente diretta, ma comunque presente, e dall'altra proprio lo stesso pinguino, che è un animale sotto molti aspetti. Lui si dà libero sfogo ai suoi lati più selvaggi, più profondi, e al tempo stesso più liberatori. Insomma, c'è questa costante dualità dei tre personaggi principali, esplossa. Si è esplossa. Volevo dire espressa, scusate. Volevo dire espressa, ho detto esplossa, oh mio Dio. Volevo dire espressa meravigliosamente da questi tre personaggi che sono così ben fatti, ben costruiti e anche ben interpretati, ad essere assolutamente spettacolari. Insomma, andando a concludere, che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che Batman di Ritorno è questa favola cupa e profonda, diretta meravigliosamente e sostenuta da ottime interpretazioni, un make-up spettacolare e ottime scenografie. Insomma,
Uno dei migliori film di Tim Burton, soprattutto per il fatto che in questo film dal libro sfoga tutta la sua creatività e la sua arte, che si espone nella maniera più spettacolare e magnifica possibile. Bene, non penso di aver altro aggiungere a proposito, se non dando la mia valutazione numerica. In un voto da 1 a 10 do un convintissimo 8,7. Pensate ci fosse altro da aggiungere. Speravate in una mia improvvisata cinematografica come quella che ho fatto nel video precedente? Per caso vi piace questo tipo di cose e volete che le faccia nei prossimi video? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, per oggi è tutto. Spero che la recensione vi sia piaciuta. E tra l'altro, se veramente, se, dico sul serio, se vi è piaciuta questa cosa dell'improvvisata in cui io faccio una brevissima improvvisazione con una o più battute di un certo film, fatemi sapere nei commenti, tranquillamente. Se vi piace, lo farò tranquillamente, anche perché mi piace anche a me farlo, lo trovo divertentissimo. Quindi, se, dicevo, se vi piace, fatemelo sapere perché sarò ben lieto di riproporlo in ogni video che farò. Cioè, sarà un po' faticoso perché dovrò imparare magari qualche battuta, ma tranquillo, è uno sforzo che sono più che disposto a fare. E come sempre, se c'è qualche video che vi interessa, fatemelo sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata, arrivederci!